Siamo con Mister Mancini dell'Isola. Allora, già incontrare questo Corigliano è difficile. Fino al 2-1, insomma, l'Isola era in partita, anzi, rispondeva colpo su colpo. I primi due gol, qualche responsabilità vostra c'è, mi sembra. Quindi, alla fine, penso tanto rammarico. C'è il rammarico di aver concesso delle occasioni al Corigliano e sappiamo benissimo che alla prima occasione fanno gol. Ho richiamato 10 volte, penso, il mio difensore sul probabile cross e poi in effetti abbiamo preso il primo gol. Sul secondo un'altra dormita generale, non siamo andati a contrasto. Eravamo in partita, secondo me abbiamo disputato comunque un'ottima partita perché le occasioni le abbiamo avute, non dimentichiamo che abbiamo preso due traverse. E abbiamo fallito dei gol anche davanti alla porta, però è normale che se concedi. Abbiamo concesso un tiro dal limite alla fine, il secondo tempo, se andiamo a vedere, a parte il gol, ci hanno fatto gol, quindi onore a Corigliano perché sta dimostrando di essere una grossa squadra, ha delle grosse individualità che risolvono la partita in ogni momento. Noi dobbiamo lavorare soprattutto dal punto di vista mentale, penso, perché una squadra che vuole salvarsi deve mettere sicuramente più cattiveria in campo, cosa che per lunghi tratti della partita ho visto, che però purtroppo oggi non è servita, però non incontriamo sempre il Corigliano. Mister, il Cutro scorsa settimana vi ha fatto soffrire. Anche quest'isola fino al 2-1 rispondeva colpo su colpo, insomma, quindi non è così semplice questo girone di ritorno. L'ho sempre detto, io l'ho detto alle prime partite di campionato proprio, ho detto sono due campionati in uno, nel senso no due giri, un giro d'andata e un giro di ritorno, c'è due campionati in uno, il primo che sarebbe il giro d'andata e poi c'è un secondo campionato che è quello di ritorno, sono completamente diverse, sono motivazioni diverse, sono partite diverse perché poi si restringono un po' le partite, quindi meno punti a disposizione, poi la maggior parte di squadre sono andate sul mercato a dicembre, quindi hanno cambiato anche tanto. Sapevamo già in partenza che poteva essere una partita difficile, così è stata, ma non è questa, tutte saranno difficili, non solo il Cutro, l'isola, ma in generale. Comunque la forza di questo Corigliano, oltre al tanto osannato organico, è anche la mentalità, è una squadra che non perde mai la calma, anche se insomma, è sotto pressione, sa aspettare il momento giusto. C'è una squadra ormai matura, riesce a cogliere l'attimo in cui incidere nei 90 minuti. Sì, diciamo che siamo stati poco bravi nel gol subito, dove c'è stata secondo me una poca comunicazione fra portiere e difensore, perché giustamente che può anche capitare, può succedere. Però questa è una squadra che deve capire le due fasi, no? La fase di abbassare e la fase di alzare il ritmo, quindi siamo bravi in questo, abbiamo giocatori esperti anche su questo, diciamo, in questo campo, nel senso abbiamo dei giocatori che conoscete un po' tutti, quindi io ho sempre detto che nel momento in cui subisci gol non è il caso di reagire subito perché non è una reazione secondo me equilibrata, è più una reazione di, come dire, di nervosismo, non, Di pancia. bravissimo, e quindi è una reazione anche sbagliata a volte, perché poi si sbagliano anche le cose facili. Bisogna solo aspettare i primi 3-4 minuti, fare gestione di palla e poi riprendere la partita come è successo a noi nel secondo tempo, dove effettivamente ci siamo, più che altro abbiamo fatto una chiacchierata fra prima e secondo tempo e abbiamo cercato di modificare qualcosa.